Ben trovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Ci troviamo a Brancaccio, un quartiere di Palermo, e siamo esattamente all'Istituto Danilo Dolci, dove il magistrato Antonino Di Matteo incontra i ragazzi di questo istituto. Dottore Di Matteo, oggi lei ha tenuto una lezione in nome della legalità qui all'Istituto Danilo Dolci. Una sua impressione a caldo sui ragazzi? Oggi non ho tenuto una lezione, c'è stato un bellissimo e stimolante incontro con i ragazzi in questo quartiere particolarmente difficile, ma dove certamente ci sono degli stimoli per il miglioramento che sono molto vivi e molto importanti. Ho trovato dei ragazzi assolutamente non solo interessati al tema della mafia, dell'antimafia, della legalità, ma che con il cuore mi hanno anche trasmesso il loro interesse per la verità, per la giustizia e per un cambiamento. E d'altra parte io sono sempre convinto che il cambiamento vero, l'inizio della fine della mafia, partirà da qua, partirà dall'impegno delle scuole, partirà dai ragazzi e da quella rivoluzione culturale contro la mentalità mafiosa che i ragazzi potranno portare avanti e sapranno portare avanti, e partirà proprio dai quartieri più a rischio come quello in cui ci troviamo. Una frase molto forte legata appunto all'isolamento che lei ha sentito da parte delle istituzioni rispetto alle minacce di morte. Guardi, qualsiasi isolamento da parte di qualche settore della società o delle istituzioni viene posto in secondo piano rispetto invece alla tanta solidarietà sincera che avverto da parte di tanti semplici cittadini, soprattutto giovani studenti. È una cosa bella che credo che debba stimolare tutti noi magistrati a fare sempre con maggior impegno il nostro lavoro e a ricordarci che il nostro non è un lavoro di affermazione di un potere, ma un lavoro di servizio nei confronti della collettività. E oggi i giovani, gli studenti sono una parte debole della collettività che va tutelata con il diritto e con l'affermazione del diritto. Voi state portando avanti un progetto della legalità con tanti lavori importanti e questo rientra appunto in questo circuito. Sì, sicuramente, perché siamo convinti con il professore Barbieri e con altri docenti che sia molto importante per questi ragazzi toccare con mano, avere un rapporto diretto con chi la legalità la vive in prima persona, come nel caso del dottore Di Matteo o di altre persone. Ed è un progetto comunque che non è un progetto cartaceo, cioè di quelli che iniziano a novembre e finiscono ad aprile, ma sta quasi diventando un progetto di vita, perché la legalità si fa tutti i giorni. Possiamo dire che un'altra tappa del progetto della legalità con l'intervento del dottore Di Matteo che ha incontrato appunto i ragazzi del Danilo Dolci. Sì, un'altra tappa importante, un progetto che ogni anno inizia nel mese di ottobre con ragazzi di diverse classi, non solo di maturità, anche ragazzi più piccoli. Abbiamo fatto una serie di lavori in questi anni, di incontri con associazioni, gruppi, ma specialmente ci teniamo a farlo con persone che vivono in prima persona delle esperienze molto forti. Quella col dottore Di Matteo è stato un incontro, devo dire, a tratti anche commovente per quello che lui ha detto, ma anche per le domande e il modo con cui i ragazzi hanno partecipato. È il segno di una crescita, perché tra loro c'erano anche ex alunni, e questo è molto bello, vuol dire di ragazzi che pur avendo finito con la scuola continuano a credere che questo progetto ti arricchisce dentro, che certe esperienze ti servono. E questo credo che per noi insegnanti, per tutti quelli che lavoriamo in questa scuola, sia la più bella, se mi può passare questo termine, vittoria, che significa che i ragazzi hanno percepito che questo progetto va al di là degli anni scolastici. Tra l'altro lei si trova in questo istituto da più di un decennio, quanti cambiamenti ha visto in questo lungo percorso?
Il primo, rispondendo molto tecnicamente, è quello che ho detto anche alla fine di questo incontro, eravamo una decina quando abbiamo iniziato questo progetto. Oggi siamo 60-70 ragazzi che partecipano in prima persona e 40-50 ragazzi che comunque mi danno una mano. Essere un centinaio in una scuola di frontiera come Brancaccio anni fa era impensabile. La più bella soddisfazione me l'ha data durante questo inverno proprio alcuni giornalisti che, vedendo questi ragazzi che hanno aiutato un'imprenditrice a riaprire la palestra, hanno detto: ci hanno messo la faccia. Dei ragazzi di Brancaccio che vanno a San Lorenzo, che si fanno inquadrare, che non hanno paura la sera di tornare alle 9 in questa zona e nel dire: noi abbiamo fatto questa azione, beh, questo è il segno più importante. Siamo cresciuti perché come numero, come maturità e alcuni anche come scelte di vita. Alcuni ragazzi oggi sono iscritti a giurisprudenza, hanno fatto delle scelte di un certo tipo, so che hanno rifiutato anche delle logiche di compromesso, ma l'hanno detto con grande orgoglio. Il 23 maggio sono sempre presenti alla manifestazione, al corteo di Falcone Borsellino. Sono forse piccole cose, forse i veri frutti noi non li vediamo perché poi li vivranno nella loro vita quotidiana, però per me sono segnali importanti, perché ripeto, eravamo partiti con una decina e con molto scetticismo. Oggi siamo in tanti e molti genitori di Brancaccio mi fermano dicendo: siamo orgogliosi che nostro figlio fa parte di questo progetto. In questi quartieri devo dire che i ragazzi hanno una voglia di riscatto che non c'è da altre parti, forse perché avvertono di più la vicinanza, la presenza della mafia, perché vivono in condizioni più disagiate, perché non hanno quello che hanno altri loro coetanei, però sicuramente è gratificante stare con loro. Poi, professore, le volevo fare una domanda che non c'entra niente col tema che appunto affronteremo adesso, ma una cosa che non è la prima volta che la vengo a trovare qui al Danilo Dolci, ma una cosa che ho notato dei ragazzi di questa scuola rispetto ad altri ragazzi in quartieri un po' più, diciamo, privilegiati, che ancora esiste il rispetto dell'alunno verso il docente, cosa che oggi non si vedono in altri istituti. Sì, devo dire che è vero, c'è proprio una forma di rispetto per il professore che in molti casi invece non è più considerato. Nei quartieri bene probabilmente è così, mentre qua ancora è una figura di riferimento. Quindi sicuramente da fare riflettere gli altri colleghi che insegnano in altri istituti. Invece torniamo a questo incontro che è stato fatto, che lei ha invitato appunto il dottore Di Matteo, in un momento molto particolare, che ha tenuto questo incontro con i ragazzi, che è stato molto forte. È stato sicuramente molto forte e coinvolgente, perché i ragazzi, come dicevamo, sono dei ragazzi molto motivati che hanno voglia di riscatto. Il dottore Di Matteo ha mostrato un aspetto che sicuramente gli fa onore, che è quello di sapere intrattenere i ragazzi parlando il loro linguaggio e mettendosi al loro livello in senso positivo, cioè capendo le loro esigenze. Credo che sia stato molto molto toccante ed emozionante. Mi ha colpito molto una frase che ha detto il dottore Di Matteo, che rispetto alle minacce di morte gli fa più male l'indifferenza alle istituzioni, e lei ha ribadito che la stessa sensazione l'ha avuta lei quando era appunto allo Zen, all'istituto Falcone. Sì, a volte veramente si verrebbe la voglia di scappare, come ha detto qualche ragazzo nella domanda fatta al dottore Di Matteo, perché ci sono dei momenti in cui ci si chiede: ma perché nessuno parla o dice niente dinanzi a certe situazioni? È chiaro che nel mio caso molto in piccolo, molto più grave e serio nel caso del dottore Di Matteo, però come diceva lui, non bisogna mai arrendersi e bisogna continuare ad andare sempre avanti. Martina, tu fai parte di questo gruppo di lavoro sul progetto della legalità appunto portato avanti dal professore Barbieri. Tra l'altro hai fatto al dottore Di Matteo una domanda molto forte, perché la mafia tante volte uno la immagina come qualcosa di grande, ma la mafia colpisce anche nei quartieri, anche con delle piccole cose, anche col posteggiatore abusivo, ed è stata proprio questa la tua domanda. Sì. Io volevo, infatti, volevo evidenziare questa, volevo denunciare più che altro questa, volevo porre l'attenzione sulla piccola mafia, su quella che noi non vediamo, quella è una mafia che sta al dottore Di Matteo e a tutti gli altri magistrati porre l'attenzione. Io invece volevo evidenziare il fatto che ogni volta che noi scendiamo da casa siamo strettamente a contatto con questa mafia, quindi
abbiamo questo, a questa cosa a noi fa rabbia, perché ogni volta vediamo il parcheggiatore abusivo che deve dare necessariamente la sera i soldi al capoquartiere, e questo dà veramente molto fastidio, dannazione, dà veramente fastidio. E a noi del progetto Legalità, a noi invece di tutta la comunità, di tutta Palermo, dovrebbe veramente fare adirare questa situazione. Quando il mafioso decide di andare a colpire gli immigrati, andare a colpire i piccoli venditori abusivi che devono per forza comprare le arance in quel terreno di quella determinata famiglia, questo deve far arrabbiare. Il fatto stesso che tu ne parli già è importante. Infatti un'altra domanda che vorrei farti è: qual è il confronto quotidiano, non con questa realtà che ti fa arrabbiare, ma con i tuoi compagni che condividete appunto queste idee? Come diceva il dottore Di Matteo, qualcosa sta veramente cambiando, lo vediamo negli occhi non soltanto di quelle persone della Palermo male, della Palermo bene, come oggi si suol dire. A Brancaccio, negli occhi, nella mentalità delle persone, vediamo che qualcosa sta cambiando, anche il fatto stesso di parlarne è un ottimo segnale. Io, confrontandomi con i miei compagni, vedo questo, vedo la passione che ci mettono nel progetto Legalità, che poi diventa un progetto di vita, no? Diventa qualcosa che si estende, che si costruisce qui tra le mura di questa scuola, che poi si estende a tutta la vita quotidiana, anche quando usciamo da casa e decidiamo di dare i soldi all'abusivo dopo che lui ci fornisce un servizio, quello allora è qualcosa che diventa già più legale di quanto apparentemente non sia. Pensi di costruire il tuo futuro in questa terra o di andartene? Assolutamente, voglio rimanere qua, perché andarsene sarebbe la cosa più facile, mentre in realtà dobbiamo partire da quello che è veramente difficile, dobbiamo partire da questa terra, perché in questa terra ci siamo nati e questa terra dobbiamo amare, dobbiamo conoscerla fino in fondo, dobbiamo capire cosa c'è dietro e distruggere ciò che può far male a questa terra, perché la terra è anche nostra, quindi ciò che fa male, ciò che può distruggere quello che tutti ne abbiamo creato, dobbiamo distruggerlo prima noi. E poi dobbiamo anche ricordare che molti telespettatori non lo sanno, lei ha portato avanti con questo progetto la produzione fatta proprio da voi in questo istituto di diversi cortometraggi di tematiche sociali, sempre e non solo nel nome della legalità. È nato tutto per gioco. Il primo anno che abbiamo fatto il progetto ci è sembrato opportuno dire qualcosa deve rimanere, qualcosa, e allora abbiamo fatto un video così, fatto dai ragazzi, peraltro ci tengo a dirlo, tutti i video e i cortometraggi che senza presunzione, ma è un dato di fatto, hanno avuto anche delle ricadute, nel senso che spesso hanno vinto dei bei premi a Roma, a Varese, e la cosa più bella per me è che, ripeto, dalle riprese a parte del montaggio è stato tutto fatto dai ragazzi. Infatti è un lavoro artigianale, alcune imperfezioni sono anche belle perché significa che non abbiamo chiamato una mano esterna, un tecnico. La cosa credo molto bella, che lei aveva già accennato, è che non soltanto si parla di mafia, in uno si parla del mondo dei diversamente abili, in uno del mondo della comunicazione. La legalità non è soltanto lotta alla mafia, che per noi è prioritario, inutile prenderci in giro, ma anche problematiche di attenzione ai minori, agli extracomunitari. Quest'anno abbiamo raccolto 1.200 euro per Lampedusa, piccolo segno, ma da ragazzi che a volte non hanno neanche i soldi per mangiarsi una pizza, credo che sia stato un bel segno. Quindi questi cortometraggi nascono a 360 gradi parlando di legalità in tutti i campi, anche nello sport. Abbiamo visto quello che è accaduto di recente. La legalità è un valore che è vissuto nel nostro quotidiano, pure dal semplice gesto di buttare la spazzatura in un certo momento della giornata. Ci proviamo e, ripeto, in tutto questo abbiamo avuto anche una gratificazione, perché specialmente poi con quello fatto sulla nostra figura, io lo chiamo sempre il nostro padrone di casa, Dino Dolci, che è una figura eccezionale e che non tutti conoscono. A Varese abbiamo vinto il primo premio, come a Roma con i due legati al tema del pizzo, e poi c'è anche il mare Sogna Ragazzo Sogna, e quello della FISC, l'associazione dei ragazzi diversamente abili, che a Napoli ci hanno dato il secondo premio con le lacrime dei genitori diversamente abili. Per me è stato forse quello uno dei documentari più commoventi e più profondi del lavoro che ho fatto con questa scuola. Piccole soddisfazioni. Ma infatti concludiamo il nostro appuntamento proprio mandando delle immagini di uno di questi cortometraggi, che sono veramente molto belli e toccanti. Grazie professore. Grazie a lei, grazie a voi. Arrivederci.
È difficile per un siciliano parlare della propria terra. Se avvolto da forti emozioni e amari sentimenti nel pensare alle tragiche vicende che hanno reso tristemente famosa la nostra isola. Sciascia affermava che la storia siciliana è tutta una storia di sconfitte, sconfitte alla ragione, sconfitte di uomini irragionevoli, ma poi, leggendo e approfondendo il nostro passato, scopri per fortuna che esiste un'altra Sicilia. E lei, grazie a lei, che non vuoi fuggire, non puoi scappare altrove, perché lasciare questa terra è pura pazzia, come diceva Borsellino. E poi c'è anche il mare, non si può fuggire dal nostro mare.